Ancora progressi per l'indagine Eduscopio per l'ISIS Valdarno, il prospetto che presenta le statistiche di inserimento nel mondo del lavoro post diploma e nel successo universitario degli studenti. L'Istituto San Giovannese passa in ambito locale dal secondo al primo posto assoluto. L'indagine Eduscopio è l'indagine promossa dalla Fondazione Agnelli ed è un'indagine che traccia una mappa di quello che è il mondo della scuola, il mondo degli istituti superiori. È finalizzata anche a orientare i genitori, gli studenti sulle scelte successive. Comunque è una fotografia reale e attendibile di quello che è il panorama scolastico italiano. Due argomenti: quello che è il tasso di incidenza dell'istituzione scolastica sulle opportunità di impiego dei ragazzi in uscita dalla scuola e quello che è invece il loro successo scolastico all'interno degli istituti universitari. Ecco anche alcune statistiche. Stiamo parlando delle possibilità di impiego per i nostri studenti in uscita dai nostri tre istituti. Sto in una graduatoria che tiene conto di quella che è la migliore offerta nel raggio di 30 km dalla posizione della scuola. Noi abbiamo avuto questo grande risultato lo scorso anno e quest'anno inaspettatamente, perché è chiaro, pensiamo di lavorare con serietà, con attenzione, però quest'anno abbiamo addirittura migliorato, cioè ci siamo classificati al primo posto per quanto riguarda le capacità di dare un impiego ai nostri ragazzi. Per quanto riguarda le percentuali, così passiamo da un 64 circa per cento dell'Istituto Tecnico Economico al 72 per cento dell'Istituto Tecnico Tecnologico Galileo Ferraris. In particolare ci preme sottolineare che questo è dovuto soprattutto al lavoro che si fa a livello di didattica, all'utilizzo delle nuove tecnologie, agli ottimi rapporti che tutti e tre istituti hanno con le aziende del territorio.